Cari amici, questa settimana ci troviamo in Sudafrica e più precisamente presso la Malamala Game Reserve, la riserva privata più grande ed estesa di tutto quanto il paese, situata proprio ai margini del Kruger National Park. E da qui partiremo per una nuova, entusiasmante avventura. Partite in perfetto orario dall'aeroporto di Johannesburg, il nostro piccolo aereo, dopo un volo di un paio di ore, è atterrato puntuale sulla sottile striscia d'asfalto che taglia in due la savana. Neanche il tempo di sistemare i bagagli nelle lussuose stanze assegnateci e siamo già sul nostro fuoristrada per il primo fotosafari. La Land Rover avanza circospetta tra i cespugli del bush. Matthew Nolden, il nostro tracker e driver, guida con circospezione. Ogni tanto spegne il motore e si mette all'ascolto. Scruta tra l'erba alta, annusa l'aria, scende per leggere con attenzione i segni sulla pista. Le impronte sono fresche, non devono essere lontane. Da più di un'ora siamo sulle tracce di un gruppo di giovani leoni e leonesse affamati e pronti per la caccia. Si sono messi in moto poco prima del tramonto, quando l'aria è più fresca e il loro ruggito ha squarciato l'aria, un segnale per tutti. Ora sono vicini. Un'ombra si è mossa con passo felpato tra l'erba alta. Altre due, tre, quattro l'hanno seguita a breve distanza. Si stanno appropinquando ad alcuni branchi di animali che pascolano guardinghi sulla nostra destra. Ci troviamo esattamente al centro della scena, nella terra di mezzo, tra prede e cacciatori. Vorremmo spostarci da questa posizione scomoda, ma non facciamo in tempo. L'attacco è fulmineo. Tre leonesse all'unisono sono balzate fuori dall'oscurità, gettandosi sopra un piccolo esemplare di bufalo e l'hanno abbattuto di slancio. Poi è di nuovo il silenzio, mentre i maschi si avvicinano pigramente all'autobanchetto che andrà avanti fino al giorno dopo. È questa, in realtà, una scena piuttosto comune nell'area in cui ci troviamo, all'interno della storica Malamala Game Reserve, situata nella parte orientale del Sudafrica, nella provincia di Mpumalanga, sul lato sinistro del fiume Sand, ai margini del Kruger National Park. In nostra compagnia questa volta c'è anche Sergio Pitamitz, un pluripremiato fotografo della National Geographic Society, da alcuni anni specializzatosi nel reportage di wildlife e con una vasta ed approfondita esperienza e conoscenza di Africa e safari in generale. A lui abbiamo chiesto quali sono le tre qualità principali per diventare un buon fotografo di wildlife. Sicuramente avere pazienza, moltissima pazienza, persistenza,
lavorare anche quando la luce non è buona, ma non facendo lo scatto, ma come in questo caso stiamo cercando dei leoni, li abbiamo appena trovati, torneremo questo pomeriggio a farle. Poi sicuramente sperimentare nuove inquadrature per cercare qualcosa di differente da quello che è la pura documentazione dell'animale come specie singola, ma andare a cercare qualcosa di più artistico. La terza qualità, direi, ci vuole anche una bella dose di fortuna, perché nella fotografia di animali niente è garantito e ci vuole anche quella. Oggigiorno, quanto conta l'attrezzatura che si ha e quanto la mano, la persona che c'è dietro? La persona che c'è dietro tantissimo. L'attrezzatura a livello professionale conta per la qualità delle immagini, però si possono scattare ottime immagini non professionali di qualità, ma a livello di inquadratura e tutto, con dell'attrezzatura non per forza costosa. Tu sei un veterano dell'Africa, quanto conta l'esperienza in questo campo? L'esperienza conta tantissimo, si può anticipare il movimento dell'animale, aiuta moltissimo nel trovarlo, perché la guida ovviamente fa tantissimo, però io do assolutamente una mano alla guida, soprattutto riesco a posizionare le guide dal punto di vista di quello che mi aspetto dallo scatto, perché loro si posizionano mettendosi per una buona visuale, ma non per forza sotto ottima luce o anticipando il movimento per lo scatto che dovrò fare. Tu sei anche guida AIEA, Associazione Italiana Esperti d'Africa. Lo studiare, il prepararsi anche a casa prima di partire, che importanza ha? Direi che io preparo il viaggio a livello fotografico, dal punto di vista di guida. Questo mi ha aiutato molto, ecco, questo corso dell'AIEA, per anticipare il movimento, per capire cosa stanno facendo gli animali, per capire dove siamo anche a livello paesaggistico e geologico. Ecco, è importante arrivare in certe aree, fare delle belle fotografie di paesaggio basate su quello che è la geologia tipica di una determinata area. In questo senso, perché hai scelto di venire proprio al Malamala Game Reserve? Per i predatori, siamo in un'area pienissima di predatori, abbiamo trovato leopardi, abbiamo trovato leoni, abbiamo trovato licaoni, c'è di tutto qua, assolutamente una delle zone migliori d'Africa per cercare i predatori. Qual è secondo te la differenza tra un fotografo professionista e il semplice appassionato? Allora, l'appassionato, ci sono degli appassionati che fanno ottime foto che riescono addirittura a vincere concorsi internazionali, quali il Nature Best o il BBC Wildlife, però in molti casi sono fotografie che capitano per caso, diciamo. Scattano migliaia di foto, tra cui alcune ottime, bellissime, molte altre buone. Il professionista invece deve garantire una qualità media molto alta, deve poter tornare da un servizio per un giornale o per un'agenzia e avere un numero di scatti elevato da consegnare. La principale chiave di successo di questa riserva è data dal fatto che, secondo le statistiche della proprietà, più del 76% degli ospiti è entrata a far parte dell'esclusivo Big Five Club, con tanto di diploma certificato finale, a significare che durante il soggiorno sono riusciti ad avvistare tutti e cinque gli animali considerati più ambiti, in quanto più pericolosi, dai cacciatori: leone, leopardo, rinoceronte, elefante e il bufalo. Una percentuale di avvistamenti così alta è da attribuirsi al fatto che Malamala si estende su un'area di ben 13.300 ettari, caratterizzata da diversi tipi di habitat, che vanno dalla foresta fluviale all'aperta savana, ed ospita un'enorme quantità di specie animali, tra cui più di 200 tipi di mammiferi, tra cui licaoni, ghepardi, giraffe, zebre, iene. Un numero incredibile di uccelli.
Un'altra ragione è la totale mancanza di barriere tra Malamala ed il Kruger National Park, che consente a branchi di animali di migrare indisturbati verso il perenne Sabisand River, che attraversa la riserva da nord a sud per più di 20 chilometri. Quanto ai rinoceronti, a causa del pericolo causato dall'attività di bracconaggio che continua a imperversare a mettere in pericolo la specie, non viene più pubblicata alcuna statistica relativa ai loro avvistamenti e nel corso dei fotosafari agli ospiti è espressamente richiesto di non adoperare alcun apparecchio in grado di geolocalizzare la propria posizione. Malamala è la più estesa e allo stesso tempo più antica riserva privata del Sudafrica. Fino alla fine degli anni 50, il campo venne usato esclusivamente in inverno come casino di caccia. Ma fu già a partire dagli anni 60 che le macchine fotografiche sostituirono definitivamente i fucili, grazie alla famiglia Rattray, che divenne proprietaria della riserva nel 1964. In tutti questi anni, ci ha dichiarato Mr. Michael Rattray durante il nostro soggiorno, l'obiettivo mio e di mia moglie enorme è stato uno solo, quello di preservare e proteggere il territorio di cui è custode, permettendo alla natura di muoversi al suo ritmo naturale, affinché gli ospiti di oggi possano provare ciò che gli antenati del safari africano hanno provato secoli fa. Altra game reserve, altro spettacolo. Siamo fermi, immobili, in silenzio. Scrutiamo l'orizzonte tentando di scorgere un qualsiasi movimento in lontananza, laggiù nella foresta. I corpi in macchina sono pronti, gli occhi vigili, le mani nervose. L'attesa è piena di promesse e di speranze. Un rumore ci scuote, vicino, vicinissimo. Una nuvola di polvere avanza e poi dietro le zampe. 2, 4, 8, 20. Una dozzina di elefanti si materializza come d'incanto di fronte agli obiettivi già in azione. Sono in prevalenza femmine coi loro piccoli. Sono venute per dissetarsi ed insegnare ai cuccioli come usare la proboscide per bere e lavarsi. Noi ti osserviamo da una posizione privilegiata ed unica nel suo genere, l'Underground Elephant Hide, un comodo nascondiglio realizzato interrando un intero container nei pressi di una pozza d'acqua artificiale, da cui è possibile ammirare a pochi metri di distanza senza essere visti tutti gli animali che vi si avvicendano da una prospettiva assolutamente inusuale, praticamente rasoterra. Gli scatti delle macchine si susseguono rapidi per catturare inediti momenti di gioco e intimità di questi pachidermi che finiscono per regalarci una serie di immagini originali e sorprendenti.
Ci troviamo all'interno della prestigiosa Mashatu Game Reserve, situata nella regione Tuli Block Nord, nel più remoto angolo orientale del Botswana, proprio alla confluenza tra i fiumi Limpopo e Shashe. La riserva si estende su un territorio privato di oltre 30.000 ettari e deve il suo nome ai bellissimi Nyala Trees, detti anche alberi di Mashatu, che circondano con le loro chiome maestose le 14 suite del Main Camp, il campo principale completamente ristrutturato nel 2003. Il campo, tra le altre cose, ospita anche una fornitissima Discovery Room, in cui è possibile trovare e consultare pubblicazioni sulla riserva e sulla fauna di questo luogo, conosciuto come The Land of Giants, la terra dei giganti, perché qui si possono vedere ed osservare i sette giganti dell'Africa, gli alberi di Baobab, gli struzzi, le otarde cori, gli eland, le giraffe, i leoni, gli elefanti. Qui è di casa anche il presidente del Botswana, Mr. Seretse Yankama, descritto da tutti come un vero appassionato di wildlife e da sempre in prima linea contro il bracconaggio ed in lotta per salvare dall'estinzione l'elefante africano, di cui nel solo 2012 sarebbero stati uccisi legalmente ben 22.000 esemplari in tutto il continente. Le attività proposte nel corso di un soggiorno presso la Mashatu Game Reserve, a parte i tradizionali safari fotografici a bordo di comode jeep 4x4, sono moltissime. Dai safari nel bush a piedi, a cavallo o persino in mountain bike. Tuttavia, sono proprio i photographic hides, le postazioni nascoste, studiate e realizzate appositamente per chi vuole osservare e fotografare gli animali da distanza ravvicinata con la dovuta calma, a rendere un soggiorno presso la Mashatu Game Reserve un'esperienza unica e imperdibile. Ad occuparsi della loro gestione e organizzazione è la società sudafricana C4 Images and Safaris, che ha allestito all'interno della riserva un nascondiglio mobile e due stanziali, in grado di ospitare al massimo 3 o 4 fotografi alla volta. Ogni struttura è stata posizionata e costruita tenendo in considerazione tutti i vari aspetti che possono risultare determinanti per la migliore riuscita delle immagini scattate dagli animali nel loro contesto naturale, dallo sfondo all'angolo d'incidenza del sole, dalle ombre degli alberi al riflesso degli specchi d'acqua. Da questo punto di vista, essendo Mashatu situata in un'area semi-arida, il periodo migliore per osservare non solo gli elefanti, ma anche i leopardi, i leoni ed altri predatori, attratti dalle poche pozze d'acqua presenti nell'area, è la stagione secca, vale a dire tra giugno e ottobre. Durante tutto l'anno, comunque, l'intera riserva è frequentata da tutta una serie di animali, quali zebre, gnu, kudu, antilopi, alla cui vista in questo habitat selvaggio non ci si abitua mai, perché ogni incontro può racchiudere una sorpresa. Così può capitare di trascorrere un'intera mattina sulle orme di una giraffa che ha appena dato alla luce un piccolo, ancora bisognoso di numerose attenzioni e protezione, perché una lince, uno sciacallo, potrebbe sempre approfittare di un attimo di disattenzione materna. Quando
quando si fa buio, l'ultimo rientro al main camp con la Jeep si riempie di mistero, suggestioni ed ulteriori, inaspettati incontri, e ti verrebbe quasi voglia di continuare questo gioco all'infinito.